tutti gli sportivi, la società polisportiva Taloro Gavoi, in collaborazione con il comune di Gavoi e lo sponsor Sandalion, servizi per enti e aziende e la Riving, ricambi veicoli industriali, presenta la partita Taloro Gavoi Elmas, valevole per la prima giornata del campionato regionale di eccellenza 2011-2012. Agli ordini del signor Pazzona di Sassari, coadiuvato dai collaboratori Madau e Maredo di Ottieri, scenderanno in campo le seguenti formazioni. L'Atletico Elmas schiera Parigu, Sulis, Mancosu, Musanti, Lilliu, Carta, Boi, Salis, Sanna, Picocca, Daniele, Soro. In panchina a disposizione del signor Paolo Busanca, Grosso, Mancosu, Matana, Picocca, Davide, Sedda, Sartorio, Impera. Da loro, Marchi, Sedda, Pinna, Piras, Gutierrez, Zappino, De Logu, Sanna, Puddu, Canesini, Del Rio. In panchina a disposizione del signor Ivan Cirinà, Todde, Mazzette, Satta, Corona, Zoncu, Brundu, Cusino. Un buon divertimento a tutti. Appassionati di calcio sardo, buon pomeriggio dal Maristiai di Gavoi. L'eccellenza torna in campo con le squadre che da più tempo militano nel massimo campionato regionale, il Taloro e l'Atletico Elmas. La squadra di Cina deve rinunciare agli squalificati Silvetti e Mele, assenze pesanti anche per mister Busanca. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Padroni di casa in completo rosso, ospiti in casacca giallo-verde. De Lugu. Linea di regia, la sventagliata, Zappino è solo, posizione regolare, il pallonetto e la palla esce di pochissimo. Primo brivido per la difesa dell'Atletico, prova a sfondare sulla sinistra, Canessini la sponda in aria, Puddu, la botta centrale, risponde Farigu, cerca di liberarsi della marcatura, poi ancora lui, il destro, fuori non di molto. Andrà col mancino Pinna, la bomba si distende in tutto il portiere, mette in angolo, vanno dentro i saltatori del Taloro, il cross, il colpo di testa del gol, Canessini, Taloro in vantaggio, l'argentino ha staccato nel cuore dell'aria, ha messo la palla alle spalle di Farigu, 1-0 per la squadra di Cirinà, scoppia la festa sulle tribune del Maristiai. Tentativo di apertura, Zappino, intervento completamente fuori misura di Mancosu, l'ha preso in pieno, attenzione, Zappino a terra, interviene l'arbitro, vediamo che provvedimento prende, giallo per Mancosu, davvero pericoloso il suo intervento. Inizia la ripresa, Taloro che conduce per 1-0 grazie alla rete di Canessini di testa. C'è lo spazio sulla sinistra, in profondità per Boi, arriva a Sedda, attenzione, palla persa, Boi ci mette una pezza, Gutierrez, intervento al limite ma decisivo. Udu se ne va, porta a spasso la difesa ospite, apre sulla destra, c'è Canessini, in mezzo ancora Puddu, alta, si è mangiato il 2-0 Puddu. Pinna, riconquista la palla, Sanna, ingabbiato, cerca il varco, lo trova ancora Pinna, può andare sul fondo, il cross, il colpo di testa di Canessini ed è gol, raddoppio del Taloro ancora dalla sinistra sull'asse Sanna Pinna e Canessini si è fatto trovare pronto. Atletico avanza, la distanza attraversa, incredibile, arriva Pinna, il Taloro si salva. Pinna con le mani, Canessini si gira subito in verticale, scatta Puddu, è posizione regolare, Puddu si vola verso la porta, Puddu e sono tre, dilaga il Taloro, arriva anche il primo gol di Puddu con la maglia del Taloro, partita virtualmente chiusa, punita di rimessa la squadra di Busanca,
la possibilità di metterla in mezzo. Canessini, ci arriva il portiere, ha tolto la palla dal sacco. Il mio Di Marchi. Triplice fischio finale del signor Pazzona. Parte col piede giusto il Taloro, 3-0 all'Atletico Elmas. Doppietta di Canessini e gol di Puddu. Maristiai Amaro per l'Atletico. Da Gavoi è tutto, grazie per averci seguito. Alle prossime partite del calcio sardo.